Se serve un account modato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e Old Gen, rega. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella raga? qua è Savix che vi parla. E bentornati per chi è nuovo nel canale, raga. Allora, oggi sono schiumato e ho deciso di portarvi una chicca, ragazzi allora girano un sacco di macchine con i colori selezionati e a noi sta cosa non piace. Quindi vi insegno un metodo per diciamo pulire, tra virgolette, per deselezionare, forse il termine è più corretto, deselezionare i colori con una console. Perché come ben sapete per fare i colori moddati, eh, deselezionati, non selezionati, servono due console, ragazzi, e si fa tutto in bif. Quindi iniziamo con il glitch, raga, ed entriamo dentro lo Santos. Quest'auto già non è selezionata, ragazzi. Quindi adesso vi faccio vedere che andando a scorrere tutti i colori non c'è niente di selezionato. Il primario non ha eh, colori selezionati e non avrà neanche le perlescenze. Adesso ve li faccio vedere tutti, raga. Quindi non vi preoccupate se voi avete un veicolo che ha dei colori che non vi piacciono magari oppure sono selezionati, io vi posso far vedere come deselezionarli ragazzi. Ma vi ricordo, non è che state montando, state deselezionando, è diverso. Il risultato è che alla fine il colore non è selezionato ma non è che proprio è la cosa più bella che possiamo fare, però è un tappullo, come dico io, per eh, fare qualcosa di diverso e non selezionato. Quindi, come potete vedere, regà, primario e secondario non sono selezionati. Adesso metterò il nero classico sia sul primario sia, sia sul secondario per farvi vedere proprio che almeno deselezioneremo i colori realmente. Quindi a questo punto possiamo iniziare con i glitch, andiamo sul primario e ci scegliamo regà, un qualsiasi colore opaco che volete glitchare. Quindi noi andremo a mettere la perlescenza sull'opaco che normalmente non si potrà fare e quindi poi si deselezionerà l'opaco e risulterà la perlescenza non selezionata. Io regà userò questo colore qua, metterò adesso l'azzurro per fare una prova e vedere come verrà. Dopodiché, una volta messo il colore opaco, scorro tutti i metallizzati Dopodiché regà una volta che abbiamo fatto ciò andiamo a fare una modifica qualsiasi io cambierò il simbolo crew che è gratis Dopodiché torniamo su colori principali e potremo mettere finalmente la perlescenza sull'opaco quindi sbada bam che normalmente non si potrà fare quindi una volta che vi siete scelti la percenza che volete mettere, non vi resta altro che tornare indietro, ok, ragazzi. Facendo cerchio cerchio OB. e dovremmo andare a fare il colore secondario. Colore secondario non possiamo fare niente di particolare. Possiamo sbatterci solo un colore crew, ragazzi. Quindi, o entrate nella mia crew che ogni tot giorni lo cambio, oppure ve ne fate una e ve lo cambiate da soli. A questo punto, una volta che io ho messo quel colore crew, quell'azzurro, secondo me non ci stava bene. Quindi sono riandato a cambiarlo. Ho trovato un altro colore opaco che mi piaceva. E sono andato a metterci, ragazzi, il rosso. Quindi, a questo punto, una volta messo il colore opaco, cosa andremo a fare? Rega. Schiaccieremo una volta B Andiamo sui metallizzati Li facciamo scorrere tutti quanti Dopodiché regà torniamo indietro E andiamo a fare una qualsiasi modifica Io farò il simbolo crew Perché non costa un cazzo ragazzi È gratis quindi a questo punto torniamo su verniciature, andiamo su primario e potremo mettere la perlescenza che vi ricordo ancora sarà selezionata, mentre il colore crew una volta che l'abbiamo passato il veicolo o che cambiamo il colore crew risulterà così. Quindi a questo punto raga non ci resta altro che scegliere la perlescenza e una volta che abbiamo scelto la perlescenza possiamo tranquillamente uscire dallo Santos. A questo punto non ci resterà altro che quittare la partita. Quindi cosa fate? Aprite il menu di pausa, andate su online e fate torna al menu principale, regà. una volta che sarete al menu principale, non vi resta che tornare online. E una volta che siete nell'online, raga. L'auto sarà pulita, non sarà selezionata perché il colore Crew, una volta che l'abbiamo cambiato, non risulta. O se lo passiamo, ragazzi, rimarrà non selezionato. E come ben potete vedere, tra pochi secondi l'auto, il colore primario che abbiamo fatto, opaco con la perlescenza, risulterà non selezionato e non risulterà neanche la perlescenza. Questo glitch potete farlo anche ehm, con il cromato, ragazzi, e mettere il colore crew sotto. Quindi verrà un colore un po' particolare. C'è chi lo chiama 3D, ma non è il reale 3D. Quindi scrivetemi nei commenti se volete che vi porto anche il glitch per fare il colore cromato sul crew. E niente, ragazzi, per oggi è tutto. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, supportate il canale, commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi nei gruppi telegram se non l'avete già fatto e attivate sta cazzo di campanellina. Bella, raga, alla prossima!